Eccoci qui, eccoci in diretta, ecco Diego, ciao Diego. Buongiorno. Abbiamo Emilio Champagni che si sta collegando in questo momento, quindi vediamo se riesce a collegarsi Emilio. Dovremmo averlo, ecco lo vedo, quindi sta mettendo a posto, perfetto, si sta rimettendo a posto, no? Perfetto, ciao, ciao. Allora, che cosa facciamo? Ok, perfetto. Io ho un ritorno, ma devo averlo per forza, quindi sarà un po' un casino per me sentirlo doppio. Sto cercando di capire se riesco a non sentire due volte le cose, perché altrimenti mi diventa un po' un casino, ma va bene, non importa. Sì, Facebook è in ritardo lo sento con ritardo. Va bene, dai, va bene così. Allora, oggi parliamo di IMI, abbiamo detto. Diego, poi vediamo anche la presentazione che hanno fatto i nostri ragazzi lì a Cracovia di un IMI famoso per noi, che è Renzo Forma, perché non solo è stato senatore, ma è stato sottosegretario del governo Andreotti, quindi insomma un personaggio per noi molto, molto conosciuto. Quello che volevamo fare era... intanto guardiamoci un attimo, intanto che la gente si collega, magari arrivano i ragazzi, anche perché ci sono anche i ragazzi che hanno detto che ci avrebbero seguito. Intanto vediamo se riusciamo a vedere la presentazione che hanno fatto a Cracovia i ragazzi di Renzo Forma, di chi era Renzo Forma. Adesso vediamo se riusciamo a beccare questo. Vediamo un po', vediamo. Renzo Forma nasce nel 1916 a Castellamonte, in provincia di Torino. Si laurea in giurisprudenza e nel 1940 entra nell'esercito all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943 viene catturato dai tedeschi e viene deportato a Vesue, in Germania. Nel periodo in cui sarà prigioniero inizierà a scrivere alcune poesie, molte delle quali furono perse. Nel 1945 viene liberato e torna in Italia e diventò un notaio presso Castellamonte. Nel 1953 iniziò la sua carriera politica nel Partito di Democrazia Cristiana e dal 1963 al 1983 sarà senatore della Repubblica Italiana. Morirà poi nel 2005 a Castellamonte. Sui volti spenti la fame cruda e l'ignominia e l'ira cupa del tradimento e l'abbandono. Renzo Forma faceva parte dell'esercito e dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 non era arrivato nessun comando dall'Italia e lui e i suoi compagni si sentirono abbandonati. I tedeschi, che prima erano loro alleati e scherzavano con loro, li imprigionarono e li deportarono. Senza speranza, ma la miseria cupa dell'ora questo lo spegne e il campo diviene opaca per ogni vita, mentre fra i turbini del vento, ghiaccio, danzano discinti scompostamente geni del male. Annientati dalla fame, i prigionieri sono ridotti ad automi e Renzo Forma non ha nessuna speranza. Però, grazie alla poesia, riesce a sentirsi vivo e libero e ad aggrapparsi alla vita. Vita. Ma eccolo di ritorno il mio americano, con pane bianco e marmellata. Prendi questo, che è meglio, dice. Non credevo ai miei occhi. Questo passo di un'intervista racconta il momento della liberazione di Renzo Forma, nel quale stava masticando un pezzettino di pane nero e arrivò un americano che glielo strappò di mano. Lui era sorpreso dal suo atteggiamento e si chiedeva chi erano questi liberatori.
Allora, però l'americano ritornò con marmellata e pane bianco e lui non ci credeva. Per Enzo Forma questo piccolo gesto rappresenta il ritorno alla vita, perché è il primo gesto di umanità dopo molti anni di prigionia. Allora, questo era il ricordo che hanno fatto i ragazzi di Renzo Forma. Poi vedremo dopo anche Natale Massa, perché noi qui parliamo di IMI ovviamente, ma assommiamo magari anche poi tutti quelli che nessuno ricorda, perché non erano partigiani, non erano ebrei, non erano ex militari. Invece, insomma, avremo tanto. Diego, lascia a te la parola, perché noi parliamo di IMI, ma poi cosa sono sti IMI? Voi avete, insomma, siete stati un po' sulle tracce degli IMI italiani. Sì, due anni fa con l'Istituto Italiano di Cultura di Cracovia abbiamo preparato una mostra sugli IMI qui in Polonia. Era partita come doveva essere semplicemente una mostra fotografica dei luoghi dove erano stati, quindi cosa rimaneva di quei luoghi. Abbiamo preso sette campi di concentramento dove appunto ci furono gli IMI qua, perché solo sette, ci siamo limitati a quello che era il governatorato generale, quindi la Polonia occupata, e non tutto il nord dell'attuale Polonia, che era parte del Reich, perché altrimenti sarebbe diventata una mostra troppo grande. E però, lungi dall'essere semplicemente una mostra fotografica, preparando quell'esposizione abbiamo trovato molto più materiale, disegni, poesie, nonché familiari che si contattavano con noi per mandarci materiali di queste persone. Quindi poi è diventata una mostra molto ma molto più grande, che coronavirus permettendo, con Roberto abbiamo già deciso di provare a portare da voi a Castellamonte in autunno. Vedremo come si evolve la situazione, perché siamo tutti appesi a un filo ora come ora. Insomma, gli addetti ai lavori sanno di cosa si parla, però poi in generale in Italia, in realtà, fino a pochi anni fa, la figura dell'IMI era una figura piuttosto sconosciuta, no? Non si sapeva chi fossero questi IMI. Fu solamente Ciampi, per la prima volta, trovandosi a Cefalonia, il primo presidente della Repubblica italiano, a dare omaggio agli IMI. Parliamo, insomma, della metà degli anni 90. Quindi vuol dire che per un lungo tratto della nostra storia repubblicana la figura dell'IMI era stata sostanzialmente dimenticata. Quindi non mi sorprende che i giovani soprattutto non conoscano la storia dell'IMI. Quindi adesso proverò in 5-6 minuti a tratteggiare un attimino, insomma, i capi, cos'è accaduto in quella parte della Seconda Guerra Mondiale. L'uscita dell'Italia dalla Seconda Guerra Mondiale era stata preparata come una sorta di complotto rinascimentale, no? Molto macchiavellico. Il 25 luglio del 1943 il Gran Consiglio del Fascismo, che era un organismo di fatto consultivo e che non si era praticamente mai nemmeno riunito sotto il fascismo, non solo viene convocato, ma dà ai voti anche l'ordine del giorno preparato dal gerarca Dino Grandi, che consentiva di fatto al re di destituire, dopo 21 anni di collaborazione, Benito Mussolini, e di sostituirlo come capo del governo con il maresciallo Badoglio. Dietro a tutti questi avvenimenti, come una specie di invisibile burattinaio, c'era proprio il re Vittorio Emanuele III, che, sapendo ormai di aver perso la guerra, perché questo ormai era ovvio, non voleva perdere ciò che più gli era caro, ossia il proprio trono, che era la cosa a cui più teneva, che non al popolo italiano probabilmente. E nonostante tutti gli avessero sconsigliato di affidarsi a una figura che era piuttosto sfuggente e compromesso come Badoglio, insomma, fece un po' di testa sua. Non ci dimentichiamo che Badoglio, insomma, non era proprio Madre Teresa di Calcutta, aveva sulle spalle, soprattutto nella Prima Guerra Mondiale e poi nella guerra in Abissinia, Etiopia, insomma, dei crimini di guerra sulle proprie spalle anche piuttosto importanti. Il percorso, il maresciallo vara quindi una specie di governo militare che in realtà aveva di fatto un solo obiettivo, che era quello di raggiungere l'armistizio con gli alleati senza insospettire i tedeschi, per metterli, insomma, di fronte a quello che era il fatto compiuto. Il percorso scelto però
insomma, era quanto di più contorto si potesse immaginare. Infatti il patto d'acciaio tra l'Italia e il Reich escludeva esplicitamente che si potesse raggiungere una pace separata. E quello che l'Italia non sapeva, forse. L'Italia, peraltro, ricordiamo, sistematicamente bombardata, occupata per metà dagli americani, sistematicamente anche sotto bombardamento, era che in realtà la Germania aveva già preparato dei piani ben ben precisi su cosa fare in caso di sganciamento dell'Italia dal patto. Insomma, i tedeschi erano coscienti che, insomma, l'Italia qualcosa stava effettivamente tramando. Il 3 settembre di quel 43, in una tenda militare posta in un oliveto, campagna della Sicilia, Cassibile, il generale Castellano, peraltro piemontese, di Pinerolo, firma quello che per Badoglio era un armistizio, mentre per gli alleati era una vera e propria resa incondizionata. Questo equivoco tra armistizio e resa equivocata, insomma, peseranno un poco su quello che avverrà poi più avanti, oltre chiaramente alle indecisioni italiane di adempiere a quanto previsto dal testo e alle ambiguità anche degli angloamericani. In quell'occasione non venne nemmeno chiarito del tutto quando l'armistizio sarebbe stato proclamato. Castellano, in base a una sua interpretazione dei fatti e probabilmente delle affermazioni degli alleati, riteneva che prima del 12 settembre non sarebbe probabilmente accaduto nulla. La proclamazione, sempre stando a quello che si era capito, comunque sarebbe avvenuta solamente in contemporanea allo sbarco americano a Salerno, l'operazione denominata Giant 1, di cui peraltro gli italiani non conoscevano neanche né bene il luogo e né bene la forma, come sarebbe avvenuta, e contemporanea all'occupazione degli italiani degli aeroporti di Roma, che avrebbe agevolato, insomma, l'avvio sbarco della divisione dei paracadutisti americani, operazione Giant 2. Questo era tutto previsto per cercare di, insomma, fermare le truppe del maresciallo Kesselring in una specie di borsa tra Salerno e l'aeroporto di Roma, e quindi bloccare un'eventuale reazione sulla capitale da parte degli inglesi. Ma la mancata occupazione degli aeroporti, nonostante la forte presenza italiana a Roma era piena di soldati italiani, tedeschi non ce n'erano praticamente quasi nessuno nella capitale in quel momento, di fatto aveva fatto saltare ogni coordinamento con gli americani, con un grande sconcerto peraltro da parte degli americani, che avevano deciso di continuare rispetto ai loro piani di sbarco su Salerno. Nel pomeriggio dell'8 settembre, ricordiamo che Castellano era convinto che questo sarebbe avvenuto il 12 settembre, quindi stiamo parlando 8, 12, 4 giorni prima, nel pomeriggio dell'8 settembre il generale Eisenhower di fatto prende in contropiede gli italiani, dichiarando l'annuncio della resa ai microfoni di Radio Algeri. Peraltro, poche ore prima della dichiarazione dell'armistizio, anche qua Badoglio si era comportato in un modo piuttosto ambiguo, perché solamente la mattina precedente aveva ricevuto i tedeschi a Roma, convincendoli che nulla stava cambiando, che c'era stato semplicemente un semplice cambio di governo, ma che l'alleanza era assolutamente assicurata. E di notte, pochi sanno che Badoglio peraltro calesse il mondo alle 9, andava a dormire e non c'era modo di svegliarlo, perché lui alle 21 di tutte le sere andava a dormire, e quella notte precedente alla dichiarazione di Eisenhower degli esponenti del controspionaggio americano si erano recati appunto a Roma per informarlo: guarda che domani Eisenhower dichiarerà questo a Radio Algeri. Insomma, si dovette svegliarlo, e Badoglio ricevette questi americani di fatto in pigiama, con gli occhi addormentati, insomma alle 10, le 11 di sera, e non prese neanche in considerazione quanto gli americani gli stessero dicendo. Il generale Carboni, che è a capo dei servizi segreti, comanda le truppe a difesa di Roma, non sa decidere se combattere i tedeschi o abbandonare la capitale. La dichiarazione di Eisenhower manda in fibrillazione gli altri comandi dell'esercito, ma mentre i tedeschi sapevano già, come abbiamo detto, cosa fare, erano preparati, gli italiani dimostrano tutta la fragilità e la confusione del sistema, nonché, insomma, anche l'inadeguatezza degli uomini messi a comando, insomma, della situazione. Il re, l'abbiamo detto, pensa molto più alla
al suo trono e alla salvezza della dinastia prima che quella del paese. Badoglio è terrorizzato di cadere in mano ai tedeschi, che lì di fatto gli farebbero pagare, no? Quello che consideravano una sorta di tradimento. Dall'altra parte invece i tedeschi sì, organizzati, ma il primo problema di Kesselring è quello di fronteggiare lo sbarco a Salerno, non sa ancora se prendere Roma o ritirarsi per salvare il suo esercito, molto di fatto dipende da quella che sarà la reazione degli italiani, da cosa faranno gli italiani, anche i tedeschi non sanno esattamente cosa aspettarsi dagli italiani, se si uniranno agli alleati, infatti se attueranno quel programma di presa dell'aeroporto di Roma, insomma resistere a tutto ciò per i tedeschi insomma, sarebbe stato sostanzialmente impossibile. I tedeschi quindi cercano di sondare la reattività dell'esercito del re, ma insomma tranne in alcuni casi questa reazione è scarsa o nulla e la confusione di fatto regna dappertutto. C'è una scena che insomma è paradossale della situazione. Il generale Carboni, abbiamo appena nominato, che teoricamente doveva difendere Roma, era in vacanza con la fidanzata fuori Roma e di fatto non coordina le unità di difesa della capitale, mentre invece e dicono che Carboni era conosciuto per essere un antitedesco di eramorti tedeschi, quindi insomma di quei soldati che teoricamente molto più si fronteggiava Mussolini. Il fascista invece Solinas, peraltro uno dei reduci della guerra civile in Spagna al fianco di Franco, quindi un fascista duro e puro, dà ordine ai suoi granatieri di Sardegna di prendere a cannonate i tedeschi, no? Quindi abbiamo un antifascista che se ne dà a gambe e un fascista che bombarda i tedeschi in nome del re. In questa contrapposizione tra Carboni e Solina c'è tutto insomma il caos, no? di quelle ore, le contraddizioni di un paese che di fatto di a poco sarebbe imploso. A nord dell'Italia i soldati di Rommel avviano subito come reazione il disarmo e quindi l'internamento delle truppe italiane, in poche parole. Al centro-sud Kesselring non può fare altrettanto se non favorire quello che passerà alla storia, no? Di sordi, insomma il tutti a casa di fatto. All'alba del 9 di settembre, il giorno successivo la dichiarazione di Eisenhower, una colonna di auto abbandona Roma, a bordo di quest'auto c'è la famiglia reale, ci sono i generali, c'è Badoglio e ci sono i ministri militari, ma mentre i ministri civili vengono abbandonati a Roma senza informazioni o addirittura anche all'insaputa, no, di quello che stava effettivamente avvenendo. La direzione dell'auto è a Pescara, sul dorsale adriatico dell'Italia, anche perché la Tiburtina è l'unica via consolare lasciata libera dai tedeschi che stanno di fatto stringendo come una sorta di morsa intorno a Roma. Dopo una breve tappa al castello di Crecchio, dove c'era Carboni, peraltro, le auto si recano all'aeroporto di Pescara, dove viene di fatto aperto una specie di consiglio della corona. In quel consiglio viene deciso l'allontanamento via mare verso sud, in una zona sicuramente libera dai tedeschi e preferibilmente non occupata dagli anglo-americani. Il corteo si reca quindi a Ortona, dove in quella notte del 9 di settembre verrà imbarcato sulla corvetta Baionetta e il primo a salire sulla Baionetta sarà Badoglio, dimenticandosi il re sul molo. Il re stava cercando Badoglio dappertutto, Badoglio fu il primo a mettere i piedi sulla nave per salvare se stesso, dimenticandosi anche insomma, tutto il protocollo che prevedeva teoricamente, no, che il re fosse il primo a salire sulla nave, un'altra scena che passerà la storia. E mentre le guide della nazione, insomma, con la scusa di assicurare la continuità dello Stato, pensano di fatto alla salvezza personale, un esercito di oltre 2 milioni di soldati, che hanno giurato fedeltà al re peraltro, viene lasciata senza ordini, allo sbando, una tragedia nella tragedia. A Porta San Paolo, a Roma, nel frattempo gli italiani vengono battuti, si battono contro i tedeschi, come anche in altri luoghi, peraltro, ma questo lo si doveva più che altro a iniziative dei singoli comandanti, che non è un vero e proprio piano stabilito. Piano prestabilito che in realtà esisteva, perché un piano era stato preparato, era stato elaborato dal Comando Supremo, si chiamava l'Operazione 44, e in questo piano si prescriveva di sorvegliare i movimenti dei tedeschi, predisporre azioni, impossessarsi di depositi di armi, munizioni, carburanti,
ma tutto era subordinato a un ordine dello Stato Maggiore. Il piano c'è, ma se non viene ordinato, il piano rimane solamente sulla, sulla carta. Badoglio, di fatto, legge un proclama alla radio, in cui si dice che le truppe italiane avrebbero cessato le ostilità contro gli angloamericani, ma avrebbero reagito ad attacchi di altra provenienza. Insomma, cosa vuol dire attacchi di altra provenienza? Cioè, era ovvio che l'altra provenienza poteva essere solamente la Wehrmacht, non si voleva in alcun modo provocare i tedeschi, pertanto gli italiani potevano solo reagire, ma non agire. Mentre la situazione richiedeva di sapere bene cosa fare con un certo tempismo per prevedere anche quelle che erano, sarebbero state le mosse dei tedeschi. I capi sono fuggiti e infatti ora si chiedono perché avrebbero dovuto combattere per questi capi che fuggivano e non invece gettare fucili e divise e tornarsene di fatto a casa. Era uno Stato che crollava su se stesso. Uno storico italiano chiamato Claudio Pavone, in un saggio molto famoso sull'8 settembre, chiama quella data come la morte della patria. Questa patria, no, che fino a poche settimane prima sul Palazzo Venezia, no, col mento in fuori e il petto in fuori, proclamava gli italiani, no, nel giro di nemmeno quante, 90 ore? 90 ore è durato quell'8 settembre, no? Si consumava un disastro senza precedenti. E mentre la corvetta Baionetta con il re raggiunge il porto di Brindisi, dove cercava di costituire una parvenza di governo, per uno Stato che però poi di fatto non esisteva neanche più, il sud veniva occupato dagli alleati, il nord veniva occupato dai tedeschi, in preda a un caos istituzionale e sociale e a violenze di ogni genere, smarrimento, chiaramente. Ebbene, in tutto questo, in questa situazione, 650.000 soldati italiani, 650.000, quindi parliamo, insomma, di quasi la non la metà, ma quasi, della forza degli italiani, vengono caricati su treni merci e rinchiusi nei lager, senza neppure i diritti delle convenzioni internazionali sui prigionieri di guerra, perché tra l'Italia e la Germania non c'era uno stato di guerra. Hitler era furioso, voleva semplicemente vendicarsi del tradimento italiano. Il 12 settembre i paracadutisti di Hitler liberano Mussolini da Campo Imperatore, dove Badoglio lo faceva tenere sotto sorveglianza, in uno dei raid forse più spettacolari, no? Della Seconda Guerra Mondiale. E così il Führer restituiva Mussolini alla storia e lo avviava alla risurrezione del fascismo, in qualche modo alla fondazione della Repubblica Sociale Italiana. Lì inizia quello che diverrà una vera e propria guerra civile, che non si sarebbe conclusa nel 1945, che se ne dica, e che in qualche modo lo strascico di quella guerra civile arriva sino ai giorni nostri, in qualche modo. La storia di quei 650.000 si divide adesso sostanzialmente nel luogo dove si trovavano quei soldati in quel momento. Se per i soldati italiani che si trovassero, diciamo, dall'Emilia Romagna in giù, c'era la possibilità in qualche modo di riuscire a varcare quel confine immaginario, quindi spostarsi al sud, c'è quel tutti a casa di cui parlavamo poco. Per questi soldati invece che si trovano dall'Emilia Romagna al nord, lì vengono direttamente bloccati nelle caserme e quindi molto difficilmente hanno la possibilità di darsi la fuga, appunto perché abbiamo detto che i tedeschi erano assolutamente pronti a reagire. Il quadro peggiore è quello degli italiani invece che si trovano all'estero. Non ci dimentichiamo che fino al giorno prima gli italiani erano alleati dei tedeschi. Abbiamo un forte contingente in Francia, in Jugoslavia, nelle isole greche e sul fronte orientale in ritirata. Questi soldati non hanno una possibilità di scelta molto spesso. Ricordiamo l'eccidio di Cefalonia, che forse è quello che è diventato più famoso, ma di eccidi come questi ce ne sono ancora molti, alcuni addirittura sconosciuti, dalle mie parti a Leopoli, per esempio. Per questi la scelta non c'è, vengono direttamente fucilati in alcuni casi, parliamo di più di 5.000 fucilazioni solo in quei primi giorni, altri invece vengono portati appunto nei campi di concentramento. E lì inizia un'altra storia.
che forse è la storia più affascinante di tutto questo, no? La storia del rifiuto. Perché da lì in avanti inizierà una pressione psicologica molto forte nei confronti di questi soldati affinché firmassero i documenti e tornassero in Italia e partecipassero attivamente alla Repubblica Sociale Italiana. È una questione di orgoglio da parte di Mussolini, no? Di avere soldati che decidessero autonomamente di poter partecipare alla Repubblica Sociale Italiana. Ebbene, possiamo dire che nel più dell'80% dei casi questa adesione non ci fu. E guardate bene, non fu semplicemente un rifiuto estemporaneo, no? Il rifiuto dell'indignazione e dell'emozione del momento, ma fu un rifiuto che si protrasse nel tempo, ripetuto più volte. L'emozione a volte ti porta, no, a prendere delle decisioni sull'onda del momento, no? E quindi dare un no di pancia. Però poi riuscire a confermare quel no nell'arco di mesi, quando quella pancia poi iniziava a essere vuota, e la fame, e la morte, riuscire sempre e comunque a dire no è qualcosa di incredibile. Lo dicevo l'altro giorno nell'incontro, noi italiani siamo molto spesso conosciuti per i sotterfugi, no? Fatto una legge, trovato l'imbroglio. Vorrei sottolineare che peraltro in quei campi di concentramento aderire alla Repubblica Sociale non voleva dire poi veramente farlo. Molto spesso, soprattutto per chi arrivava dal sud Italia, lo stratagemma era quello di firmare, tornare in patria e poi darsi alla macchia e scappare. Oppure darsi alla macchia e andare con i partigiani, perché è venuto anche questo. Però per la stragrande maggioranza dei soldati italiani, quel no, anche quel sotterfugio di tornare in Italia, ma trovare poi il proprio nome in una firma, no? In un foglio in cui si era aderito, era qualcosa di inaccettabile. Una quarta parte, forse più, dell'esercito italiano ha iniziato da quel momento una resistenza, che non era una resistenza fatta con le armi, perché non ce l'avevano, ma fatta sulle proprie carni, rifiutando il cibo. Sempre semplificando, possiamo dire che i soldati semplici vennero mandati verso l'Olanda, verso la frontiera con la Germania, verso la frontiera con l'Olanda, mentre invece i generali vennero mandati appunto in questi campi di concentramento dell'Est Europa, prevalentemente nell'attuale Polonia, quindi parte del Reich del Nord e l'attuale Polonia oggi la parte Sud. I generali all'inizio non lavoravano, ma venivano sottoposti a costante propaganda, fino a quando poi nel 1944 vennero degradati a civili, quindi gli venne tolta la carica di soldato, appunto per essere poi utilizzati coattamente come lavoratori, ma questo già durante la ritirata e prevalentemente in Germania. Chiudo, perché poi dopo anche delle poesie o dei disegni, poi possiamo far partire un dibattito, questa è solamente un'introduzione per chi non conosceva la storia degli IMI. Di quei 650.000 è molto probabile che 50.000 di questi non fecero poi più ritorno in Italia. E poi magari più tardi, se avete voglia, potremmo anche aprire il dibattito del perché questa storia è stata disconosciuta in Italia per molti anni, ma questo forse fa già parte del dibattito. E certo. Per il momento chiuderei qua. Sì, è interessante, secondo me, una delle cose che hai detto. Per questi soldati non c'è stato modo di reagire perché quelli al sud, qualcuno lo fece, come hai detto tu, in modo così, a seconda di cosa decideva il comandante, anche solo della compagnia, senza ordini dall'alto. Qualunque cosa facessero, in ogni caso non era sbagliata, perché non essendoci ordini non potevi sbagliare. Quelli al nord, che avessero anche voluto reagire in armi, non avrebbero potuto, un po' perché gliele hanno tolte le armi, un po' perché, come dicevi tu, al sud i tedeschi avevano tante grane, difendere l'aeroporto, contrastare lo sbarco. Al nord nessuno, al nord erano preparatissimi, nell'arco di 24 ore avevano di fatto preso il controllo dei punti nevralgici. Ho delle testimonianze, peraltro chi abbia voglia si trova un video su YouTube fatto dal Museo della Resistenza di Torino, molto bello, sugli IMI, 600.000 volte no, credo che si chiami, che appunto raccoglie testimonianze di piemontesi che si trovarono in quel posto. Raccontano molto bene come nell'arco di poche ore
ad Asti e quella di Pinerolo di fatto erano già controllate dai tedeschi, erano già circondate dai carri armati tedeschi nell'arco di meno di 24 ore, quella stessa mattina, insomma, davanti a queste, no, a queste cose, insomma, non poterono combattere, non poterono, no, combattere, non lo poterono, poterono fare. Solo consegnare le armi e decidere se stare con i tedeschi prima e la Repubblica di Salò poi, oppure no, andare a finire nei campi di concentramento. Per esempio, possiamo leggere, è molto rapida, una testimonianza di Guareschi, no, su quell'8 settembre. Certo. Era dunque la sera dell'8 settembre del 1943, quando improvvisamente la radio comunicò che tutto era finito. Tant'è vero che la mattina seguente io mi ritrovai regolarmente in caserma, ma tutelato da un corpo di guardia affatto diverso da quello solito, sia come divisa, sia come armamento e sia disgraziatamente come nazionalità. In poche parole, i tedeschi ci avevano catturato. Eravamo assediati ormai e si attendeva da un istante all'altro l'inizio dell'attacco. Io comandavo 25 uomini a difesa della porta Carraia. Ritornò il caporale che avevo mandato al magazzino materiali. «Quante bombe a mano hai avuto?» domandai. «Niente», rispose. «Dice il signor maggiore che, se non c'è un buono regolare, lui non dà neanche uno spillo, non vuole grane. Un buono». «Bene», disse. «Quante munizioni per moschetto abbiamo? Soltanto un caricatore a testa». «Non importa», gridai, «economizzare i colpi. Ognuno miri il proprio uomo». «E come si fa?» obiettò uno. «Sono tutti nascosti nei carri armati». «Ognuno miri il proprio carro armato», urlai. La notte ci arrangiammo come il buon Dio volle. Il signor colonnello ci accomodò sul biliardo assieme all'aiutante maggiore in prima. Povero signor colonnello. Ricordo che russava in do diesis maggiore con la marcia di Tannhäuser. E questo notturno omaggio al genio musicale del grande ex alleato era quanto mai gentile e significativo. Io dormii sopra il pianoforte e durante la notte sognai la nostalgica canzone del camerata Richard. Il giorno seguente, dopo un animato scambio di idee con un maggiore dell'SS, ci trasferimo in cittadella. Insomma, questo è un racconto, certo, insomma, di Guareschi, no? Rispetto a quello che accadde in quell'8 settembre. Molto spesso, insomma, era veramente una questione di pochi secondi, senza una vera e propria decisione da prendere. E poi questi militari che dissero no. Intanto, solo per capire, quelli che dissero sì finirono a fianco dei tedeschi e poi con la Repubblica di Salò. Il tema è molto più complicato, come ho detto, perché non sempre fu così. Anche in quel sì, molto spesso c'era sotterfugio di dir di sì per salvarsi nel momento e poi invece prendere altre vie, come la fuga verso il sud, per chi era originario del sud, oppure verso le montagne. E poi anche in quel, certo, sì di adesione, lì dentro si apre uno scenario che è enorme, enorme. Ci fu una gran parte di sì, insomma, perfettamente consapevoli, no? E però investigare tutto questo ancora oggi è un tema sostanzialmente tabù. Ricordiamo che tra quei sì ci furono persone anche molto famose, per esempio, certo, Vianello certo, fece parte della Repubblica Sociale Italiana, Tremaglia, certo, il senatore Tremaglia, ne abbiamo veramente tanti, no? Di personaggi, sì, ci che sono, parte di ci quella sono i convinti fascisti che dissero sì per tornare a combattere con i tedeschi prima e poi con la Repubblica di Salò, perché non tutti sapevano, non c'era ancora la Repubblica di Salò, quindi sì, comunque a tornare, tardi, sì, esatto, quindi a tornare su quel fronte. C'era una parte di sì che forse passa alla storia, come dici tu, come collaborazionista dei fascisti, e invece magari poi ha andato a fare il partigiano. Ma come anche nel no, in realtà, ricordiamo che nel no c'era anche una grande componente di fascisti, convinti fascisti, che però si trovarono davanti come soldati a dover venir meno rispetto al giuramento fatto al re, e quindi, certo, scelsero il campo del no non per una vera e propria convinzione, ma semplicemente come un atto di onore verso il proprio giuramento fatto al re, ma nemmeno in modo molto molto convinto, peraltro. Insomma, certo, si apre uno scenario veramente incredibile, no? Certo, la maggior parte possiamo dire, per cercare di generalizzare, ma come dici tu è difficilissimo generalizzare, che il no, quei 650.000 no, furono la dimostrazione della fedeltà dell'esercito. Oggi diremo
al popolo, allora dissero al re, perché il re rappresentava la massima autorità, rappresentava... Dentro questi 100.000 credo che la questione sia molto molto più sfumata. Come ho appena detto, certo, facciamo percentuali, ma li tiro veramente a caso, possiamo dire che c'era un 15-20% di profonda adesione al giuramento fatto al re, più o meno convintamente, quindi una questione di onore militare. E per la stragrande maggioranza credo ci fosse una consapevolezza che la guerra fosse ormai persa, uno stato di totale idiosincrasia con i tedeschi ormai. Ho molte testimonianze di IMI, soprattutto di quelli che si trovavano all'estero in quel momento, che non ne potevano più di essere trattati dai tedeschi come un problema, come quegli italiani maccheroni che non sanno far niente, e che quindi c'era anche ormai una sorta di stanchezza nei confronti di una guerra che ormai era obiettivamente persa, e insomma, e questo lo si sapeva, una stanchezza generale. Credo che nella stragrande maggioranza dei casi questo aspetto sia prevalente rispetto a una convinzione morale. Certo. Infatti, per me l'aspetto più importante non è tanto quello di quella scelta fatta l'8 di settembre, perché molto spesso quella scelta viene fatta non per una vera e propria volontà, molto spesso sulla base dell'emozione. Per me è molto più significativa quelle scelte che vennero fatte successivamente nei campi, quindi quel no reiterato più volte. Qui magari mi farei di nuovo a Giovannino Guareschi, racconta: la patria si affacciava ogni tanto alla siepe del filo spinato ed era vestita da generale, ma sempre veniva a dirci le stesse cose, che il dovere e l'onore e la verità e il giusto erano non nella nostra volontaria prigionia, ma in Italia, dove pettili italiani come noi aspettavano le scariche dei nostri fucili italiani. E questo no, in cui ripetuto ogni volta, nel momento in cui si moriva di fame nei lager dell'est Europa, insomma, è qualcosa che io sinceramente, da italiano profondamente amato che profondamente amo la mia nazione pur vivendo all'estero, io stesso non mi aspetterei da italiani. E invece noi abbiamo fatto anche quella resistenza, no? Fatta di una parola di due lettere, no, non era una grande resistenza fatta di fucili, di armi, di vita nei boschi, però molto spesso io dico che anche nei campi di concentramento abbiamo grandi esempi di atti di eroismo, no? Come padre Kolbe, ne abbiamo veramente tanti, però l'alternativa a quell'atto di eroismo era comunque la morte o la sofferenza. E non voglio sottostimare quegli atti di eroismo, per carità, ma quando l'alternativa all'atto di eroismo è tornare a casa, non rimanere comunque in un campo di concentramento, ma di uscire e tornare a casa da tua moglie, dai tuoi figli, prendere quella decisione è molto più complicata. Firmare un foglio e andarsene. In tutta l'esperienza dei campi di concentramento, e lo dico da laico perché sia chiaro, solamente in certi ambiti delle religioni si è visto una presa di posizione così chiara. Penso ai testimoni di Geova, per esempio, no? Che potevano semplicemente firmare un foglio abiurando la propria fede e sarebbero potuti uscire da un campo di concentramento. Eppure non abbiamo notizie che questo venne fatto, no? Negli atti di eroismo molto spesso l'alternativa non è la liberazione, l'alternativa è comunque rimanere in un campo di concentramento fronte alla morte. Qui c'era l'alternativa di poter tornare a casa, e la scelta doveva essere reiterata più volte, ogni 2 settimane, ogni 10 giorni, ogni 5 giorni arrivava qualcuno che cercava di metterti il foglio sotto il naso e una penna in mano per firmare. È qualcosa di incredibile, no? Conoscendo soprattutto noi come italiani, no? La nostra capacità del sotterfugio. Eppure l'abbiamo fatto, e non 4 gatti, parliamo di 600.000 italiani, che formano quasi una quarta parte dell'esercito, qualcosa di impressionante, una storia incredibile. Certo, è incredibile anche perché, come dici tu, noi siamo abituati, lo vediamo anche adesso col coronavirus, a chiamare tutti eroi. Poi in realtà l'eroe non è quello che fa qualcosa di straordinario e non ha magari un'alternativa. L'eroe è quello che fa qualcosa di straordinario quando potrebbe evitare di farlo. Sì, esatto. E quelli potevano evitarlo. È il fenomeno, la dimensione è il fenomeno vero, no? Il fenomeno delle dimensioni, della quantità di persone. Stiamo parlando, certo, comunque di quasi la metà dell'esercito italiano.
Immaginatevi l'orrore di Mussolini che non riusciva a formare nemmeno un contingente di questi, no? Certo. Cioè. Sì, che magari sperava di avere un esercito e non ce l'aveva perché gli dissero di no. Sì, sì, non riuscì neanche a fare un contingente di 40.000 persone. Certo. Allora, vedo che c'è anche Emilio, che con Emilio poi parleremo i prossimi giorni anche certo. Dei canavesali, però per farti prendere un po' di fiato e anche per riuscire a mettere... volevo farvi sentire la seconda... Solo una cosa, se qualcuno è interessato ad approfondire quelle ore dell'8 di quella settimana, lo dico non per fare pubblicità, ma perché è un amico, è un grande storico, c'è un bel libro di Marco Patricelli, uno storico che anche spesso collabora con noi, vive a Praga, ha scritto libri molto belli sulla storia d'Italia, che si chiama appunto Settembre 1943, edito dalla Terza, si trova facilmente anche in ebook peraltro, e racconta veramente per filo e per segno quelle settimane incredibili, in uno stile stupendo. Marco Patricelli, oltre ad essere uno storico, è stato un giornalista per molti anni, quindi ha uno stile insomma eccezionale anche di scrittura, ed è veramente un romanzo di quelle due settimane, ma che racconta veramente la tragicità di quei momenti. Ecco, soprattutto lo diciamo perché vedo che ci seguono via Facebook i nostri ragazzi o attraverso il sito. Se dovete fare delle letture, ecco, questi sono romanzi, storia ma vera, sì. Messa con uno stile da romanzo, ma assolutamente vera, non c'è nulla di inventato. E poi sta il modo migliore forse per rendere interessante la storia, più che le date sui libri. Allora, io vi farei vedere, se riesco, perché sapete che qui è tutto work in progress, se riesco vi farei vedere la seconda parte della presentazione dei ragazzi fatti a Cracovia, dove si parla di un altro fenomeno, questo ancora più dimenticato, cioè quello di tutti quelli che non c'entravano niente, in pratica non c'entravano niente e invece... si trovarono nei campi di concentramento. Nella nostra presentazione abbiamo aggiunto anche l'esperienza di Natale Massa, un internato civile 17enne che era mio nonno. E Natale Massa nacque nel 1926 a Cintano, vicino a Castellamonte, e fu segretario dell'associazione ex internati di cui Renzo Forma era il presidente. Venne catturato dai nazifascisti nel 44 perché non aveva aderito all'idea del fascismo e aveva 17 anni. E quando fu poi liberato si impegnò per ricordare soprattutto quei giovani come lui che erano civili e secondo lui non erano abbastanza ricordati come i prigionieri dell'esercito. Natale Massa si racconta: mi sono ritrovato in uno dei peggiori campi. La mortalità italiana è stata elevatissima. I tedeschi ci chiamavano Badoglio, ci sputavano in faccia e i ragazzi ci prendevano a sassate. Con me c'era un ragazzo della classe 1928. Non è morto solo di fame. Non ce la faceva più di lavorare. È stato ucciso a randellate. Povero ragazzo, piango ancora oggi, solo a pensarci. Si lavorava in galleria dalle ore 7 del mattino alle ore 7 di sera, oppure dalle ore 7 di sera alle ore 7 del mattino. Si mangiava solo la sera, però neppure tutte le sere, perché si mangiava quel poco solo se si era lavorato e faticato bene. È stata una tortura. Sono stato liberato il 17 aprile 1945 dalle truppe americane. Pesavo solo 29 kg. Natale Massa fu deportato a Kala, in Germania, un campo di lavoro dove si costruivano in una fabbrica sotterranea dei bireattori e sopra nella collina si spianava per costruire una pista di decollo. Per fortuna da Kala uscirono solo 20 bireattori, così gli americani non decisero di bombardarla visto che non produceva molto. Di noi che siamo gli ultimi reduci di Kala non si fa mai una parola, un cenno, poiché non siamo militari.
Eppure siamo stati internati e anche noi abbiamo detto no al fascismo e abbiamo un'alta percentuale di caduti. Nel 1982 mio nonno con altri suoi compagni ripercorre la strada del sangue visitando anche Cala e altri campi di concentramento. E lui si impegnò per la memoria dei civili come lui. L'importante è chiarire questo. Chi aderì, chi divenne al momento della caduta, della firma dell'armistizio, tutti questi soldati si trovarono appunto così in una situazione che ha ricordato prima Corrado. Nella prima fase sicuramente giocò, secondo me, un grande ruolo, lo ebbero gli ufficiali in questa scelta. E inizialmente questa scelta fu forse per la maggioranza determinata anche dall'onore militare, perché non bisogna dimenticare che gli ufficiali, i soldati, tutto l'esercito aveva giurato fedeltà al re nella forma di giuramento. Non c'era una forma di giuramento a Mussolini o al fascismo, era una forma di giuramento al re d'Italia. E quindi c'era questo forte componente di onore. Poi, giustamente ricordava Corrado, col prosieguo delle cose, e qui veramente è quella più importante, è la reiterazione di questo rifiuto di appartenere, di ritornare in Italia e riprendere la lotta contro i tedeschi. Questo è stato molto importante, perché una volta poi internati, la propaganda della Repubblica Sociale fece tantissimo per cercare di recuperare questi, di inviare in Italia questi militari, anche con delle piccole promesse immediate, che poteva essere quelle di avere un vito migliore, di stare bene subito, e poi una grande promessa, quella di andare a casa, vedere i parenti, insomma, inserire. Perciò questo rientrato in rifiuti fecero sì che assunse una forma resistenziale anche la prigionia nei campi di concentramento. Poi vengono considerati, sono stati soprattutto considerati dei resistenti di serie B, perché li vedremo magari un'altra volta le ragioni di tutta l'epopea della resistenza combattuta con le armi. Chiaramente aveva il sopravvento in confronto a quella svolta nei campi di concentramento, però certamente non secondaria. Io avrei tante domande da fare a Udero, ma non riesco a farle. Magari ci risentiamo, perché vorrei veramente fargli delle domande importanti per la ricerca che stiamo facendo. Allora senti, no, ti lascio dire. Non gliele faccio, sì. No, c'è una risposta a tutte queste domande. No, siccome con te ci troviamo fra due giorni, sì, mi pare, certo, vero Emilio? Certo. Per parlare ancora sempre di IMI, se Diego è disponibile, certo, io vengo, possiamo farlo diventare quel dialogo fra te e lui con tutte le domande che tu gli vuoi fare. Così almeno abbiamo un dialogo con voci. Io sono molto più esperto sugli IMI qua in Polonia, perché mi sono dedicato a questo. No, ma è quello, io in merito a questo. Ah, okay, brevissimamente, sì. Solo un minuto mi prendo ancora. Mm-hmm. Allora, quanto vuoi? Noi di Comiterra Mia e io personalmente stiamo facendo una ricerca sugli ex internati canavesani, no? Mm-hmm. E in modo particolare di Castellamonte, dove esisteva l'associazione ex internati con a capo il senatore Renzo Forma. È stata attiva fino all'ultimo. L'ultimo presidente è stato René Cresto, una persona molto, che si è dato da fare fino all'ultimo. Praticamente oggi di essi internati non ne abbiamo più, credo, sono scomparsi tutti, no? Perciò, però ci hanno lasciato, e io ho recuperato tutti i documenti di questa associazione, o tutti gli elenchi, ho tutta una serie di cose, no, che ci permettono di fare una storia, una ricostruzione di questo. Per esempio, e qui è solo una domanda che voglio fare a Utero, se mi sa rispondere.
quando sono stati internati in Germania, no? Sono andati in certi campi di concentramento che fungevano da smistamento. Sì, Sandoster, per esempio. E poi venivano destinati. Per esempio, tra tutti questi, solo per stare a Castellammonte ne abbiamo 3 o 4 che sono finiti ad Auschwitz, no? Compreso anche mio padre. Sono finiti lì, ma poi dopo da lì ci sono stato poco, non so quanto esattamente, poi sono stati destinati ad altri campi di concentramento. No? Nel caso di mio padre, per esempio, è stato destinato a Berlino, ed era nello Stalag 1 di Berlino, è stato impiegato come nei lavori sotto i bombardamenti, a tirare sulle trincee, eccetera, e hanno resistito, sono sopravvissuti fino all'ultimo, fino a quando i russi li hanno liberati. Però poi alla fine di maggio, una parte di questa, alla fine di maggio rientrano già in Italia, no? E altri rientreranno solo nell'autunno. E alcuni anni dopo, addirittura. Ecco. È possibile che, per esempio, una parte di questi che sono stati liberati dai russi, poi dopo sono stati ceduti, fra virgolette, agli americani, e quindi sono rientrati. Mio padre rientrerà a giugno, no? In confronto ad altri che rientreranno a settembre, o più tardi. 45? No? 45. Cioè, ma c'è qualcuno che è rientrato nel 47-48? Sì, vabbè, ma quelli che erano proprio... Sì. Sono andati, finiti a li essere, hanno portati in Russia, chissà dove, no? Comunque niente, che poi rientrano, per farla breve, io ho avuto questa esperienza anche familiare, mio padre che tutti i giorni mi raccontava queste cose, però io non ho mai dato troppa, o almeno non gli ho mai dato la giusta importanza. Perché? Perché poi quando una persona è un sa esprimersi, sa scrivere, come per esempio Renzo Forma ci ha lasciato un diario che noi abbiamo, insieme al professor Tiglio Perotti, un diario dove ci sono le poesie, ma c'è tutta la sua vita vissuta, perciò c'è un documento. Certo. Tutta la maggioranza di altri, non so, solo per rimanere a Castellammonte sono un centinaio di altre persone, non hanno lasciato nulla, perché non avevano né la possibilità né la capacità di lasciare per iscritto. Perciò le memorie sono rimaste così spezzoni raccontati. Certo, oggi dai figli e dai nipoti. Sì, ecco, sì. Che però sarebbe interessante radunare, anche perché bisogna anche ricordare che stanno nascendo oggi una letteratura molto apprezzata. Sì, comunque io questo penso che come associazione vogliamo fare. Certo. Un'ultimissima cosa. Quello che è importante anche sottolineare, senza togliere nessun merito e rispetto verso questo, è che gli ufficiali comunque hanno avuto, almeno fino alla fine del 44, ma anche dopo, un trattamento comunque speciale confronto agli altri. Certo. Intanto il Forno racconta nel suo diario che era trattato, aveva da mangiare, insomma, gli ufficiali erano in una baracca in un posto a parte, mentre gli altri mangiavano fino a quando non vennero degradati tutti a livello civile, mangiavano i rifiuti e tutto, e poi vengono destinati ai lavori nelle miniere, ai lavori nelle fabbriche, però ecco, io credo che il ruolo di noi storici, no? Noi storici poi però noi appassionati di questo genere di cose dobbiamo raccogliere le testimonianze forse dei più umili, no? Di quelli che non hanno saputo esattamente raccontarci. Io vi dico solo più questo, poi finisco. Io stufo di sentire sempre, come tutti i figli, che sentire sempre le solite cose, eccetera. Non avevo proprio, mi ero già quasi proprio saturato, no? Mi ricordo solo una cosa, che quando mio padre va in pensione vado a prendere il rullino militare, il foglio di, come si chiama? Quel foglio di complemento, quella roba lì dove c'è scritto tutto, dove ha fatto. Sono andato a Torino, al distretto. Militare, distretto. Quando vedo tutta quella cosa lì, ma mi è venuto un colpo.
tutto dove è stato, in Grecia, Albania, ha partecipato questo, ha fatto quello, è stato prigioniero qua. Io sono stato veramente scioccato, perché dicevo, ma come mio padre ha fatto tutta sta roba? E lui, quando gli chiedevo, ma dove sei stato prigioniero? In Germania? E in te? Ma anche in Polonia? Ma dove esattamente? Ma sì, ti diceva Klostergraf, che poi io l'ho cercato, non esiste neanche. Poi dei documenti trovi quello tipo Stalag 1, Auschwitz e tutte queste cose qua, no? Ecco, io credo che fare un lavoro del genere è un po' restituire la memoria di queste persone, no? E ripeto, sono centinaia in Canavese e un centinaio a Castellamonte. Allora, per rispondere, è chiaro che la guerra ha generato storie tutte in contraddizione l'una con le altre, perché è ovvio che sia così. È molto difficile che gli immigrati raggiungessero Auschwitz. Non dico impossibile, è accaduto, ma molto raro. Perché Auschwitz aveva un'altra funzione, che non aveva nulla a che vedere con gli Stalag o gli Oflag. Generalmente venivano portati due grandi punti di raccolta per gli Imi, erano due campi in Germania, quello di Sandbostel, che erano un po' più di 5.000 italiani nella prima fase, e quello di Wietzendorf. Molto spesso nelle testimonianze si racconta appunto che arrivarono lì dalla Grecia, che si trovavano in mezzo a 5-6 mila italiani, e poi da lì generalmente si veniva spostati, sempre semplificando. I soldati semplici venivano generalmente mandati in Germania lungo il confine con l'Olanda, appunto per essere utilizzati come mano d'opera. Gli ufficiali invece venivano mandati generalmente verso est, quindi appunto in questi campi della Polonia. Questo per semplificare, poi è chiaro che esistono storie in contraddizione con quello che ho detto, perché la legge dei grandi numeri è ovvio che sia così. Secondo punto, il ritorno. Il padre del o il nonno credo, no, lo zio del fratello del padre, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Varsavia, che è siciliano, tornò di fatto a piedi da quella che oggi è la Lituania fino in Sicilia, a piedi. Questo perché dopo la Seconda Guerra Mondiale non esistevano strutture che potessero occuparsi di queste persone. Molto spesso mi sorprende, allargando il tema, no? Chi viene da Auschwitz e mi chiede, ma dopo la guerra questi prigionieri sono stati aiutati? Ma chi se ne fregava dei prigionieri dopo la Seconda Guerra Mondiale? E c'erano altri problemi, che era la ricostruzione, ripartire, la gente non voleva saperne. E poi per istituzioni come l'Italia, che era uscita totalmente distrutta da quella guerra e che era in piena guerra civile, cosa di cui oggi insomma se ne parla poco perché non se ne vuole parlare, non esistevano strutture statali che si potessero preoccupare di questi prigionieri sparpagliati per l'Europa nei campi di concentramento. In quel video dell'Istituto di Torino della Resistenza c'è un prigioniero politico italiano che era stato arrestato durante le proteste nelle fabbriche di Torino, quindi non era un IMI, che raccontava molto bene come, finita la guerra, lui si trovasse in un campo della Germania, non ricordo quale, e che arrivavano associazioni di francesi. Dove sono i francesi? Venite! Gli olandesi, tu, si torna indietro! I belgi, tu sei belga? Vieni che c'è un'associazione che ti porta indietro. E gli italiani rimanevano da soli in questi campi perché non c'era nessuno che si preoccupasse di loro. Fin tanto che in un momento determinato i russi dissero, vabbè, le porte sono aperte, tornatevene a casa. E c'è chi veramente è tornato dopo 2-3 anni perché si è trovato senza capacità fisiche in alcuni campi della Bielorussia o dell'Ucraina, totalmente abbandonati, che non avevano modo di tornare a casa. Sono delle storie nelle storie che sono veramente incredibili, di uno Stato che si rifiuta di... si dimentica, no, di parte dei propri uomini. Anche perché, l'ha detto in un passaggio appunto lì prima, non ci dimentichiamo che comunque anche a livello europeo quei soldati si erano comportati da eroi, però sì, vabbè, però per un semplice contadino polacco l'italiano era comunque colui che era stato al fianco di Hitler fino al giorno prima. E vogliono raccontare a loro che quel soldato aveva rifiutato di continuare la lotta, no? Erano comunque quei soldati fascisti, che piacesse o meno nell'opinione pubblica questo era il sentimento. E quindi queste persone erano rifiutate dai fascisti o dalla destra in generale, perché erano simboli del tradimento. Rifiutati dalla sinistra perché comunque potevano offuscare la lotta partigiana, eccetera.
dall'esercito, che comunque si vergognava di averli abbandonati. E queste persone tornarono a casa dopo mille difficoltà, non dico vergognandosi di chi fossero, in alcuni casi anche sì, per come erano stati ricevuti, ma con la volontà di dimenticare quella fase della vita e di partire di nuovo dimenticandosi quella parentesi. Molti di loro non hanno voluto parlare per tutta la vita di quella esperienza. Mentre i partigiani erano fieri, no, della propria storia, di poterla raccontare, Perlini si provava una sorta di vergogna, perché c'era un rifiuto da parte della società di voler ascoltare quelle storie. È terribile. Sì, abbiamo, credo, molte di queste storie. Quella degli IMI è molto interessante. Avremo forse molte di queste storie da raccontarci, non solo per i militari, per i civili, per quello che succedeva. Io ho, per esperienza diretta, racconti di quello che succedeva nella campagna qui attorno, dove per i contadini che arrivassero i tedeschi, i partigiani o i fascisti non cambiava assolutamente niente. Era comunque razzia, con ognuno che lasciava il proprio foglio di pagherò di nessun valore, che nessuno ha mai pagato, né quelli partigiani, né quelli fascisti, né quelli nazisti. No? Le guerre sono queste. Per cui c'era gente nelle campagne che aspettava che finisse la guerra, ma non importava chi vinceva, importava che finissero le razzie, perché altrimenti non si riusciva più a vivere. No? Quindi c'è anche questa storia di sopravvivenza che anche questa non è onorevole, non si racconterà mai perché non fa onore a nessuno, però era la realtà di molte persone che io so della famiglia di mio padre, che erano contadini, erano in 13 in famiglia, e diceva che loro non hanno mai subito soprusi, per loro si sono comportati, fra virgolette, bene, per quanto bene si possano comportare in guerra, tutti quelli che passavano di lì a prendersi il grano, il pane, le uova, le galline, a volte il maiale, a volte il vitello, no? Certo. Che si scusavano, che lasciavano i pagherò, qualunque fosse la divisa. Qua in Polonia c'è un dibattito molto grande, per esempio, su questo gruppo di soldati che dopo la Seconda Guerra Mondiale non depose le armi, ma continuò a lottare contro i comunisti, no, che erano arrivati. Si chiamano i soldati che non si arresero. Vabbè, dal punto di vista utopico molto bello. Peccato che poi in realtà, se si va nelle zone dove questi operarono, quindi nelle montagne dietro Cracovia, queste persone vennero considerate alla stregua di banditi, no? Che uccidevano e rubavano semplicemente per la propria sopravvivenza, no? E oggi questi governi di destra polacchi cercano di far risorgere questa figura, no? Dei soldati, certo, che non si arresero. Però in realtà, come si diceva, comunisti e non comunisti, c'era una volontà nella popolazione di mettere fine a 5 anni di guerra terribili e di ricominciare. E queste persone piene di ideali, in realtà venivano vissuti in modo molto negativo dalla popolazione, che non ne potevano più di razzie, di guerra, e sostanzialmente non gliene fregava nulla della politica, comunismo o non comunismo, volevano semplicemente tornare a vivere. No? C'è molto, certo, dibattito oggi su questa figura di questi soldati che cercano di essere mitizzati, ma che in realtà, insomma, non lo erano. Certo. Allora, io direi che possiamo andare verso la conclusione, anche perché poi dobbiamo riprenderci il 20, dunque no, il 20 aprile con te parliamo della resistenza nei campi di concentramento. Il 22, stiamo a tracciare qualche storia di qualche movimento di resistenza nei campi di concentramento. Esatto, poi il 22 con Emilio, ma spero tu ci sia anche, parleremo sì. della resistenza in Canavese e parleremo di... ci sarà modo di dialogare anche su queste forme di resistenza anche un po' anomale, perché non tutta la resistenza fu fatta col fucile in mano. Noi abbiamo la storia delle staffette, ad esempio, no? Abbiamo la storia di resistenze passive. Anche io avrò anche qualche novità. Avrò anche qualche novità da dire, che si riferita alla resistenza in Canavese durante il fascismo, dal 20 al 40, prima del 43, perciò una cosa, perfetto, abbastanza inedita. Interessante, sì.
Perfetto, così ce la vedremo assieme. Allora, prima di lasciarci, io vorrei far passare, poi la leggo io perché ce l'ho qua davanti, forse voi la vedete in piccolo, così ce la ricordiamo, l'ultima, la più famosa forse poesia di Forma, che dicevamo fra gli imi, è forse quello da noi più conosciuto. Allora, provo a farla passare, se riesco a farla passare ve la leggo a chi non la sa, ovviamente. Inverno a Vesuve. Turbini, ghiacci di neve opaca, piovono crocchiando sull'infinito grigio dei campi, sulla sterpaglia della brughiera, sulle garitte, dove le scolte vigilano tremando il dolorante incubo del lager. Nelle baracche gelide di mal connesse tavole i prigionieri, sui volti spenti la fame cruda e l'ignominia, e l'ira cupa del tradimento e l'abbandono, mosse di automi. Al lume fioco che i vetri sporchi filtrano a stento, giocano a carte o parlano sommessi di cose note. Brilla, fuggente nelle pupille stanche un ricordo, o l'ardimento delle battaglie o il sanguinoso lampo della vittoria. Ma la miseria cupa dell'ora presto lo spegne, e il campo, grigio di neve opaca, perde ogni vita, mentre fra i turbini del vento ghiaccio danzano discinti scompostamente geni del male. Questa era la poesia, forse la più nota delle poesie di Forma. Io vi ringrazio per essere stati con noi, siamo andati molto lunghi, l'appuntamento è per lunedì. Parleremo di resistenza ancora con Diego, ancora con Emilio, ancora con chi vorrà essere con noi, di resistenza nei campi di concentramento, perché ci fu anche quella.